Non pensavo che Natale arrivasse così in fretta. Senza accorgerci, sembra ieri che abbiamo cominciato l'avvento e già siamo a Natale. Abbiamo ricominciato un nuovo anno e già siamo a metà. Il tempo passa in fretta. Ma Dio, come gestisce questo tempo? Dio ha fatto una cosa. Ha visto che in questo tempo, nel tempo, non basta prendersi cura dagli uomini da lassù dal cielo. Ha detto: mi devo prendere cura degli uomini camminando sulla terra, venendo nel mondo. Ed è per questo che ci ha mandato Gesù. E ce l'ha dato come un dono. Tra i tanti regali di Natale c'è anche un regalo grande che Dio ci fa. Ed è Dio, Lui stesso, nel Figlio, Gesù. Avete guardato Gesù bambino? Cosa c'è che vi colpisce Gesù bambino? A me colpisce due cose. La prima, che tutte le volte che facciamo il Gesù bambino lo metto lì a braccia aperte e mi dico sempre: si sta allenando per quando finirà lassù in alto, allarga già le braccia così sa come fare a farsi inchiodare poi. Ma è anche segno, come si dice, di che sa accogliere, che sa abbracciare e tutto quanto. E poi c'è un'altra cosa in Gesù bambino, che poi non lo vediamo molto spesso in altre rappresentazioni di Gesù. Sono i suoi occhi. Sono ben aperti sul mondo. In certe statue poi li vedo belli, brillanti, azzurri, che guardano il mondo, quasi che si meraviglia di vedere il mondo da qua giù. E che l'ho sempre guardato da lassù, in alto. E guardarlo da qui, e le cose sono un po' più diverse. Guardarlo da qui cambia prospettiva, anche per lui. Non è più quel Dio che è in alto per giudicarci, ma è anche per salvarci. Ma è quel Dio, e vedendo questo mondo dice: voglio camminare con gli uomini, voglio restare con gli uomini, perché guarda il mondo in modo diverso. Ed è interessante che Dio non l'ha fatto nascere in cima a un monte così vedeva tutto, e neanche in un grande palazzo per avere l'illusione della sfarzosità del mondo. L'ha fatto nascere in una capanna. Perché così vedeva proprio, possiamo dire, la miseria di questo mondo. E chiede a noi oggi, in questo Natale, di fare altrettanto. Di guardare il mondo, di sognare il mondo, di entrare nel mondo, non guardando la sfarzosità del mondo, ma guardando la miseria del mondo. Ci chiede di entrare in questo Natale per scoprire proprio quello che c'è nel cuore di ognuno di noi, nel cuore degli uomini. In fondo ci chiede di non guardare il mondo, gli altri, con i nostri occhi, ma di guardare il mondo e gli altri con gli occhi degli altri. È quello che ha fatto Dio. Lui si è fatto uomo, è entrato nel mondo per guardare il mondo con gli occhi nuovi, non più con i suoi occhi di Dio, ma con gli occhi di uomo. E noi dobbiamo imparare a fare altrettanto. Guardare gli altri con i loro occhi. Non con i nostri, che sono capaci di vedere
solo dentro di noi, ma con gli occhi degli altri. Quanti regali vi aspettate per Natale? Tanti? Eh sì. E se invece domani mattina sotto l'albero trovate quello che non vi aspettate? Che delusione, giusto? No. Perché voi guardate i regali che vorreste voi, ma invece c'è qualcun altro che vede con i vostri occhi quello che veramente avete bisogno. E allora vi darà quello che voi veramente avete bisogno. Perché vede con i vostri occhi da dentro di voi. Così fanno i genitori nei confronti dei figli, i nonni nei confronti dei nipoti. Così fa Dio nei nostri confronti. Ci darà dei doni che sono quello che veramente il nostro cuore ha bisogno. Vivere Natale, ragazzi, è questo. Saper guardare con gli occhi degli altri la nostra storia, il nostro mondo. Non più pensare a noi stessi. Non più guardarlo da noi dicendo io sono tanto bravo, tanto buono o altro. Ma guardarlo con gli occhi degli altri. Entrare in questa empatia con gli altri, in modo tale che io vedo i loro occhi, con i loro occhi vedo e riscopro le cose, e allora le vedrò in modo diverso, e allora comprenderò in modo diverso le azioni che compiono anche gli altri. Non sono più io al centro, saranno gli altri al centro di me stesso. Ma chi è veramente al centro di tutto è Gesù. Avete visto per esempio di quest'anno? Qualcuno ha detto ma non è un presepio, perché manca i pastorelli e pecorelle, non è un presepio, perché manca la stella, mancano gli angeli, non è un presepio, manca la capanna, non è un presepio. Questo? Non credo che sia questo. Il presepio è il fatto che c'è Lui, Gesù. È Lui che dà senso al presepio. Tutti gli altri personaggi possiamo comporlo noi, per esempio. Possiamo metterci noi chi vogliamo nel presepio. Mi piacerebbe mettere nel presepio di quest'anno tante figure presenti nella nostra comunità. Chi ha fatto un servizio, chi continua a fare dei servizi, chi si è donato, chi ha dato la parola buona. Quante persone potremmo mettere nel presepio? E anche tante persone che quest'anno sono scomparse. In quel presepio possiamo metterle. Mettiamo ognuno di noi veramente attorno al Cristo, chi ci ha aiutato a crescere per diventare presepio, per diventare capaci di leggere la storia. Non c'è bisogno di mettere statue, basta metterci il cuore e i gesti di chi ha agito accanto a noi quest'anno. Allora riempiremo il nostro presepio di tanti amici, di tante persone, di tanti uomini, come dicono gli angeli, non di buona volontà, ma tanti uomini che Dio ama. Perché gli uomini di buona volontà sono ancora loro che fanno degli sforzi. Invece, nel presepio, ci sono solo quelli che Dio ama. E tutti sono amati da Dio. Non possiamo escludere nessuno. Ecco, l'augurio di Natale che dobbiamo sapere dare a tutti. Dio ci chiama a far parte del suo presepio perché ci ama. Dio ci ama guardando il nostro mondo con i suoi occhi, ma da qua giù, non più da lassù.
e ci invita a noi a guardare il mondo con gli occhi dei fratelli. Se faremo questo, vivremo un bel Natale, indipendentemente dai pranzi, dalle cene, dai regali che troveremo nelle nostre case. Sapremo dire grazie a chi è accanto a noi, se sappiamo metterci e guardare negli occhi di chi è accanto a noi. Non guardare solo a noi stessi, ma guardare agli altri attraverso gli occhi degli altri. Dio fa così. E allora acquisteremo un volto nuovo. E allora daremo un senso nuovo al nostro Natale, che non è quello che vediamo fuori, ma è il vero incontro tra Dio e gli uomini. Quell'incontro che sì, si sta allenando, abbiamo detto, ma quell'allenamento porterà a un grande dono, più grande ancora. Non solo si rende presente e vivo, ma attraverso la sua morte diventerà cibo per tutti noi, diventerà salvezza per tutti noi. E comincia da oggi il suo cammino di salvezza.